Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi, ciao Manila. C'ho un pescione in canna, penso sia un gronco grosso. Vediamo di cosa si tratta. Vediamo cos'è. Vediamo, eh. È un pesce grosso, ma penso sia un gronco. Vediamo cos'è. Benvenuti ragazzi al Sabichi Show. Ciao Gabri, boh, pesce grosso, penso un grongo di profondità. Sabichi Show. Gabri, ti aspetto, qua ci volevi tu. Penso sia un grongone, ma prima era incazzato, adesso sta venendo su. Il raffione è pronto, eccolo qua. Pronti per raffiarlo. Guadino anche, che me l'ha aperto l'ultimo squaletto che ho preso. Le armi ci sono. Benvenuti a tutti alla Sabichi Show. Nuova magliettina. Ciao, è SG71, che non mi ricordo come ti chiami. Vito, mi sei, non mi ricordo. Dalla Calabria, però mi ricordo. Se c'è ancora, perché prima era incazzato e si è piegato tutto. Adesso viene su abbastanza facile, speriamo che non si sia slamato, ragazzi. Si è impiantata la canna e prima non riuscivo neanche a tirarlo via. Quindi probabilmente penso a un grongo, quasi certamente. Saverio, Saverio, ecco. Metri. Forziamo un attimo. Ancora 240 metri, ma vediamo di cosa si tratta. Perché pensavo di non aver attaccato niente, poi stavo tirando su, si è proprio piegata tantissimo. Quindi presumo un grongo. Vabbè, almeno salvia la giornata, perché oggi è andato tutto storto, ho incagliato sul fondo. Ho perso ovviamente un chilo di piombo, tutta la montatura e non solo 400 metri di tracciato, perché ho legato il tracciato, il braider da 80 libre alla bitta della barca, sono andato e ho rotto tutto praticamente. Ciao Mattia Fiorini, ciao, fa caldo, ma fuori si sta bene. Siamo, sì, sto pescando a 450 metri. C'ho un pesce, dovrei avere un grongo attaccato di medie dimensioni, comunque non piccolo. Ho preso gronghi anche da 15-16 kg. Vediamo questo cos'è. Quindi benvenuto Mattia, se sei nuovo al The Sabichi Show. Guardate la roba. Sì, c'è un pesce cazzato che sta venendo su. Vediamo cos'è. Le telecamere sono pronte.
ho visto, proprio la stavo guardando, era sul fondo la canna. Sabato ho preso Lucio da 3 kg, lago Viseo, grande, luci sempre dei pesci. Dicevo che la canna era sul fondo, ho visto due colpi abbastanza decisi, ho ferrato, sono salito, non sentivo niente, dopodiché la canna si è letteralmente piegata. Secondo me è un grongo, però magari c'è una bella sorpresa, un bello scorfano, una cerniota, vediamo. Dove sono? Ciao Super Machine, sono a Varazze in Liguria. Benvenuti a tutti i nuovi che ci guardano al Sabiki Show. E soprattutto iscrivetevi al canale, almeno mi aiutate a sostenere il canale e a crescere. Qualcuno vuole mandare un super chat, un super grazie, una super chat, un super grazie. Volentierissimo, magari aspettiamo di vedere cosa c'è. E godetevi il Sabiki Show. Almeno vedo un pesce, perché devo dire la verità, ho pescato tutta la mattina senza prendere una mazza. Anch'io sono di Pegli in Liguria, sono già iscritto. Grande Super Machine Mattia. Ma a Pegli, ragazzi, si piglia di più. Qua a Varazze si piglia poco. Ho messo like ai tuoi video, sono belli. Grazie Mattia. Iscrivetevi. Intanto l'altra canna, ho perso 400 metri di tracciato perché ho ferrato sul fondo. Sono curioso di vedere qua cos'è. Dai, non manca tantissimo, 80 metri, le telecamere sono pronte. Non dando tante testate escluderei ovviamente nasello grosso, occhione grosso, ma questo è un pesce molto più grosso. Mako Pro, ciao grande, il vincitore degli occhiali da sole alla live degli 11.000 iscritti, ciao grande. Salvatore, ciao, che strumentazione usi? Traduttori passanti o da poppa, motore di prua eccetera, mi piacerebbe vedere un video dedicato alla tua barca. Lo farò allora Salvatore, farò un video solo dedicato a tutta l'attrezzatura. Perché penso che sia una bella barca, questa è attrezzata bene. Comunque mi fanno sempre tutti i complimenti. Allora, e quindi benvenuto anche te Salvatore, iscriviti al canale, al Sabiki Show. Sabiki ovviamente è il nome della mia barca. Allora, che incazzato. 33, vediamo cos'è ragazzi. Il problema che non vi ho detto, che ho due lenze attaccate insieme per i rondanini da 5 braccioli l'uno, quindi dovrò salpare a mano. Preparatevi veramente allo show, e dopo aspetto i super grazie. Super chat. Ci siamo. Prendiamo le telecamere. Ok, telecamera accesa, via. Pronti, che sta arrivando. Cacchio è? L'ho detto che era una cernia, l'ho detto, no? Dai, porca puttana, l'ho detto che volevo la cernia, eccola. La, meno male che l'ho presa sugli ami grossi ragazzi. Porca troia, se non mi ferisco io, non faccio lo show veramente, mi sono punto di brutto. Allora, con calma, vediamo di fare le cose con calma.
Che fatica. Questa calma, porca miseria, che già oggi è successo di tutto. Finalmente. Oh, la cernia ci voleva. Oh, allora, con calma adesso la slamo e ve la faccio vedere. Intanto mi sono bucato un dito. Però l'ho anche un po' dichiarata, la cernia. Ho detto, forse un grongo, ma anche forse la cernia. Allora, vediamo di slamarla. Ragazzi, benvenuti al Sabichi Show. Sapete che se vi mettete sempre in onda sulle mie dirette dalla barca, qualcosa succede sempre. L'ultima volta è un bello squaletto. Questa tonnia spinning è come se, non, come se piovesse. E stavolta la cernia di fondale. Non è grossissima, ve lo anticipo, però è una bella cernia e io sono molto contento. Quindi aspetto i super chat, le super chat, i super grazie per chi volesse ovviamente aiutarmi a sostenere il mio lavoro, il mio canale, e anche perché è uno show e quindi io mi descrivo un po' come al posto di un artista di strada, il pescatore di mare. E come quando io vedo qualcuno magari che fa uno show in strada, la monetina gliela lancio sempre. Allora, vediamo di slamare. L'amolo rotto ci sta, perché ci sta. Ed eccolo ragazzi, pronti a vedere il cerniotto. Ed eccolo. Eccolo, ragazzi, che ne dite? È arrivato già adesso, guardo chi mi ha mandato il super grazie, dai ragazzi, lo show c'è stato, me lo merito, uno sticker, un super grazie, una super chat, guardate che bel embolo che ha fatto, gli occhi sono di fuori, questa stasera o domani la faccio preparare alla Vale, oh, me l'aspettavo. Ragazzi, quindi vedete che sintonizzarsi sempre sulle dirette della barca, sul Sabichi Show, è sempre una garanzia, ma quasi. Eccola qua. Guardate che bella, questa è una cernia grigia di profondità. Non è enorme, però ci sta perché è un periodo difficile, si pesca poco e questa, dai, c'è stata, ha mangiato vicino alla lampada in alto, meno male, perché se mangiava in basso avevo due lenze attaccate una all'altra, quindi oltre 10 metri di lenze per i rondanini, e quindi avrei dovuto, arcavole mordermi, avrei dovuto slamarla, cioè salparla a mano. Eccola qua. Bene ragazzi, adesso la mettiamo qua e rispondo alle chat. Oh, bel pesciotto, sono contento. È stata dura, guardate, stavo quasi per andarmene, perché allora intanto vediamo un pochettino i messaggi, così rispondo a tutti, li guardo dall'altro telefono, aspettate che siete in tanti oggi e almeno rispondo a tutti. Vediamo, allora, mi sono attrezzato col secondo telefonino e dai ragazzi, è andata bene, intanto l'altra canna è giù, magari state in diretta perché magari parte anche l'altra, Allora vediamo chi ha scritto dal vivo, eccolo qua, c'è la pubblicità, che palle, e vabbè, d'altronde salta gli annunci, eccomi qua che mi vedo in diretta. Però allora rispondiamo tutti. Intanto, io sono campione provinciale di pesca di Genova in carica, super macchine, grande,
quanto costa il pesce mare al chilo, non lo so, mi diceva Mattia, dipende che pesce, Mattia. E poi eccolo qua, Saverio grande, Saverio è un mito, grazie, ha voluto contribuire con una super grazie, un super sticker, un super grazie da 5 euro per il Sabiki Show. Dico sempre, io faccio un po' lo show in barca ed è un po' uno spettacolino di strada, di mare in questo caso, come uno spettacolino di mare, di strada. Chiedo sempre chi volesse dare la monetina, quindi siete ancora in tempo. Il cappellino virtuale, eccolo qua, monetina. E va bene, arrotondiamo che tutto fa brodo. Mattia Fiorini, come si fa a mettere tasto sul canale abbonamento? Ah, ecco, per chi volesse abbonarsi, anzi farò un video proprio che uscirà domani su come abbonarsi. Beh, per iscriversi è semplicissimo, clicchi sull'icona Acquaterra Fishing and Fun e vai sul canale e fai iscriviti. Se vuoi invece abbonarti, anzi invito tutti ad abbonarsi, chi volesse, per accedere ai tutorial, che tra l'altro metterò sempre più spesso e fatti molto bene, e può abbonarsi, c'è un tasto sempre lì nel canale YouTube Acquaterra Fishing and Fun che c'è scritto proprio abbonati e potete abbonarvi sia per le dirette dalla barca che per i tutorial. Allora, sul mio canale mettere abbonamenti, ok. Ah, capito, sul tuo canale, non posso, cioè adesso è un po' complesso. Bene, super macchine, allora ragazzi vi rifaccio vedere il cerniotto e dopodiché eccolo qua il cerniotto, eccolo qua ragazzi, cosa ne dite? Vi è piaciuta la pescata di oggi? Ha fatto l'embolo. Bene, adesso farò qualche foto di rito e poi diciamo che la cena è servita. Basta, anche perché sono stanco. Oggi è successo un po' di tutto, è partita male. Super macchine. Grazie. Grazie, super macchine. Sì, è un gran pesce, dai. Bene ragazzi, allora io ringrazio ancora Salvatore SG71 che ha voluto contribuire con ben 5 euro, non sono pochi, quindi ti ringrazio tantissimo e ha voluto, diciamo, così, ringraziare per il Sabiki Show. Ecco, bene. È una nuova formula di video, nuova, che mi sono inventato io, spero che vi piaccia. Faccio delle dirette dalla barca, cerco di condividere con voi, si fa una chiacchierata e soprattutto se c'è del bel pesce da tirare su è anche bello vederlo. Quindi l'ho chiamato così, Sabiki Show, Sabiki perché è il nome della mia barca, è un po' uno show di intrattenimento, ovviamente gratuito, completamente gratuito, però chi volesse con dei super chat o super grazie contribuire al sostentamento del canale, dico anch'io grazie. Bene, allora... Che dire, io penso di aver finito di pescare, quindi vi lascio ancora un po' in compagnia intanto che faccio le operazioni di fine giornata e quindi se volete farmi delle domande o se volete scrivere qualcosa vi rispondo. Bene. Questo qua intanto devo riparare il guadino che la verdesca si è mangiata l'ultima volta. Bene, allora, chi è che scriveva? Anche su Instagram ti chiami come su YouTube. Sì, mi trovate anche su Instagram, Acquaterra Fishing and Fun, mi trovate anche su TikTok, su Facebook e su Telegram. Ciao Renato, grande! È arrivato anche Renato. Renato, non so se hai visto cosa ho preso. Dai, la rifaccio rivedere, non volevo più tirarla su, la faccio vedere solo per te. Renato dal canale T-Fish. Eccola qua, un bel cerniotto di fondale, eccolo qua, che ha fatto l'embolo come proprio chiusura della battuta di pesca, eh? Bene, allora, arrivo ora purtroppo, che bello, ciao Renato, bene, caro amico,
puoi chiedere se mi seguono dal tuo canale YouTube, eh? Certo, poi allora, ragazzi, mi scrive Mattia Fiorini di seguire Mattia Forini di seguire il suo canale YouTube. Mattia, se posso darti una mano come youtuber, volentieri. Quindi anch'io verrò a vederlo. Mattia Forini, collega youtuber come Renato. Ciao Renato, grande. Fabrizio, mi piacciono i tuoi video, scrive Saverio. So che costano, quindi nel mio piccolo contribuisco con te. Aspetta che lo leggo bene, perché questo io purtroppo poi con la vista. Ecco, scrive Saverio: Fabrizio, mi piacciono i tuoi video e so che costano, quindi nel mio piccolo contribuisco con te. Non c'è bisogno di fare domande, se il mare che viene da noi, sei il mare che viene da noi, che non possiamo. Bene, bellissima. Ecco, c'era infatti un po' quello il mio intento, di portarvi il mare a casa e sul telefonino con delle belle pescate. Saverio, grazie, perché veramente apprezzo veramente il tuo, soprattutto forma mentale di pensare. Bene, quindi ti ringrazio ancora per il contributo. E dai, noi andiamo avanti, anche se c'è sempre meno pesce purtroppo, però cerchiamo di portare a casa qualche risultato. Oggi l'abbiamo portato, dai, e ve l'ho fatto anche vedere. Allora, intanto qua avevo le GoPro che andavano. Ho fatto su un casino, anzi, facciamo vedere. Bene. Ora ragazzi, vi chiedo scusa, inizio a mettere via, io tanto sto in diretta. Scrivete pure, c'è Renato tra l'altro del canale T-Fish, espertissimo di acqua dolce, quindi se volete intanto chiedere qualcuno qualcosa anche a lui. Qualche squalo oggi, no. Ecco, infatti, grazie che risponde a Super Macchina, Super Machine, mi piace di più Super Machine. Mattia dice: mio papà è un pescatore professionista dei luci. Bene, Mattia, anch'io ne ho pescati tanti, anzi c'è anche Gabriele in ascolto, e con cui li abbiamo presi. Ebbene, intanto io vi lascio andare avanti voi nella chat, chattate pure tra di voi, io metto a posto tutto. E ricordatevi di mettervi anche la prossima volta in onda sul Sabiki Show. Bene. Uffa. Oggi ho perso anche tanta attrezzatura. Allora, vedete, ho 5 braccioli e poi ne ho attaccata un'altra da altri 5 braccioli. Quindi se avesse mangiato sotto la cernia, io arrivavo qua che dovevo fare questo, ragazzi, dovevo staccare la prima lenza e lasciarne in acqua e tirare su a mano la cernia, che sarà 5 kg almeno, eppure il piombo da un chilo, 6 kg a mano, che non è, per fortuna fa l'embolo, alla fine non è un pesce che tira. Se era un pesce che tirava, col cacchio. Comunque ha mangiato alto, avrà mangiato a 15 metri di profondità. La cernia mangia sempre dove c'è la luce, di profondità, ragazzi. Ricordatevelo di metterla, perché ne prendemmo una da 8 kg 2 anni fa, quindi era quasi il doppio di questa. Allora, quindi questo diciamo che è a posto. Poi intanto la cernia la mettiamo in ghiacciaia. Il raffio era pronto, ma non è servito perché pensavo fosse un grongone, e invece no.
Bene. Uffa. Ragazzi, stavo proprio per andar via, eh. Però veramente mai mollare, perché intanto quella là, io c'ho ancora una canna giù, quindi non è ancora detta l'ultima parola. Sapete che nelle mie dirette succede di tutto, I colpi di scena sono all'ordine. Come l'ultima volta che ha visto l'ultima diretta, ho preso tonni a spinning, uno squalo sotto la barca, mi ha mangiato un altro pesce enorme sulla canna di profondità, me l'ha tagliata alla lenza del 0,90, quindi probabilmente un pesce lama. Ebbene, dai che magari ne prendiamo uno anche più grosso, intanto sull'altra canna. The Sabiki Show! Basta, basta, sono cotto. Comunque ho perso oggi oltre a un piombo da un chilo, quindi sono 10 euro minimo. Ho perso 400 metri di trecciato, quindi dovrò mettere su altri 1000 metri di trecciato, che vuol dire più o meno la pescata di oggi mi è costata più di 100 euro. Due lampade di profondità, altre 40 euro. Costa è uscire in barca, pescare in barca, la barca è una sanguisuga, e anche fare video su YouTube costa tempo, quindi domani devo andare a comprare 1000 metri di treccia nuova. Ah, devo mettere la cernia in ghiacciaia, porca miseria. Questo caldo. Ah, ho preso anche un gattuccio di mare, ragazzi, tanto per non farmi mancare nulla, che è uno squaletto. Guardate che occhi. Gattuccio di mare che non è neanche piccolissimo questo, eh. Aveva un gamberetto vivo in bocca. Guardate la bocca da squalo. E con questo ci facciamo la burrita. Mettiamo la cernia via. La faccio vedere per l'ultima volta, eccola qua ragazzi. Non ci sta neanche. Non ci sta neanche. Dai, sono stato ripagato un po' degli sforzi oggi. Ah, intanto vediamo che dice. Domani tecnica batteria usi per accensione motore, una GM. Ah, state chattando tra di voi, bene. Fabrizio, scusa la domanda, ti sei mai confrontato con l'oceano? Saverio? E da riva, in barca mai, salvo che sono andato sì a pescare i marlin, ma con altre barche, quelle cose turistiche che lasciano il tempo che trovano. Che poi devo dire la verità, ecco,
al di là di tutto, poi mi fate compagnia, no? In barca magari 5-6 ore da solo, è anche bello. Alcuni sono anche amici, come Renato, che ci conosciamo direttamente. Anzi, Renato l'anno scorso abbiamo fatto qua, è venuto a trovarmi, abbiamo fatto delle belle pescate sulla Sabic. Andate a vedervi il video. È da un po', Renato, che non mi mandi i tuoi video, però, ai ai ai. Quello sei un po' latitante. Però so che sei preso. Bene. Allora. Lampada la mettiamo qua. Intanto faccio le operazioni, una canna è giù, non si sa mai che parta qualcosa. Mettiamo via una lenza. Quindi do il benvenuto a tutti i nuovi che non mi conoscono, che non conoscono il canale Acquaterra Fishing and Fun. Iscrivetevi immediatamente così non vi perdete le prossime dirette dalla barca. Chiamate Sabiki Show, perché effettivamente qualche show dai, lo faccio, un po' di cinema per divertirmi e divertirvi un po'. Ogni tanto faccio un po' il cretino, dai, ci sta, no? Poi potete anche abbonarvi al canale per accedere ai tutorial importanti, e a volte faccio delle dirette solo per abbonati, un po' tecniche, quindi vale la pena abbonarsi. Ok, questo è a posto, quella lì la puliamo dopo. Ah, quella cazzo l'ho lasciata storta. Tanto sono sull'altra canna, perché anzi vi faccio vedere anche l'altra canna, perché magari da di là, dategli un occhio poi. Allora, questo è a posto, quindi tiriamo via il cavo dell'elettricità. Cavo via. Ah, arrivano per il persico. Bene, Renato, dai, mi raccomando, dateci dentro quei miei persico killer, una mia invenzione, mosche che costruisco io per la pesca specifica del persico reale. Renato, che è un gran pescatore di quaglie e di fagiani, come diceva Dalla, no, in questo caso di coregoni e di persici, mi aiuterà a fare dei video sul persico killer per farvelo conoscere. Quelli li costruisco su ordinazione per chi li volesse. Ovviamente si parla di acqua dolce. Allora, intanto una canna la mettiamo dentro. Ecco, poi un'altra cosa, prendiamo l'abitudine, quando prendiamo un pesce, di segnarlo sull'eco scandaglio, qua su un punto che ho segnato, un waypoint, e ci aggiungo anche, io qua l'ho chiamato scalino perché c'è un piccolo scalino, e aggiungerò il nome Cernia, e anche quando l'ho presa, quindi oggi cos'è?
17 luglio. Vabbè, metto luglio 23. Così a distanza di tempo so che qua ho preso una cernia, sennò poi mi dimentico. Invia, salva. Eccolo qua. Quindi c'ho sul mio scandaglio, come con Gabriele avevamo preso un scorfano di 4,8 kg, era, mi sembra, enorme, e ce l'ho segnato. Bene, allora, qua cosa facciamo? Qua, tiriamo su. Poi non si sa mai, a volte tiri su ed è attaccato perché non l'ho più guardata, e ovviamente il pesce, se è riattaccato da un po', non tira neanche più. E magari ti trovi attaccato, che ne so, un bel nasello, un gattuccio, vai a sapere, vediamo. Comunque sta cernia mi ha fatto divertire. Allora, anche di così. Vediamo se ci sono altri commenti, ragazzi. Ciao Fabri, ma il motore ogni quanto lo sciacqui con l'acqua dolce, avendola in porto? Allora, io il motore esternamente lo sciacquo sempre con l'acqua dolce. Lo tiro su col trim e sciacquo esternamente anche l'elica. Però se tu intendi di sciacquarlo con la cuffia dentro, sul motore grande non lo, e neanche su quello piccolo posso farlo, quindi non lo sciacquo mai, purtroppo, perché non è, bisogna avere la cuffia, farlo fuori dall'acqua e comunque non c'è la presa proprio per attaccarsi con l'acqua. Farò un video sulla barca perché spesso me lo chiedete e vi farò vedere tutta l'attrezzatura che ho, perché questa barca, devo dire, che è ben attrezzata. Che caldo, ragazzi. Per chi avesse qualche dubbio che mi intendo di persici, questo qua dietro, che tutti lo scambiano per altri pesci, la cernia, è un persico reale. Ci sta, perché arriva, fa un caldo della Madonna, qua si sta bene, c'è un po' di brezza, siamo quasi alla fine della diretta. Intanto ringrazio tutti quanti per averla vista, chi si è connesso anche ora, soprattutto ringrazio chi si iscrive al canale, quindi iscrivetevi, molto facile, cliccate su Acquaterra Fishing and Panda, scritto un logo, e iscrivetevi subito, così non perdete le notifiche per le prossime dirette, perché succede sempre qualcosa. Iscrivetevi. Ringrazio ancora Saverio per il super grazie che ha inviato, 5 euro. Che è un gesto simbolico di apprezzamento dello show che cerco di fare ogni tanto. Qua dalla barca. Allora. Qua intanto va lento.
Vabbè, questo lo faccio in porto. E boh, oggi sono cotto. Ragazzi, ho fatto tante ore di pesca e ho preso un cazzo. Oggi, per fortuna, alla fine il mare mi ha ricompensato della tenacia con una bella cernia. Quindi, per chi non l'avesse vista, la cernia, può rivedere questa diretta in live streaming anche successivamente e vedersi lo show. Che ora abbiamo fatto? Le 3. Domani andrò a prendere le sardine nuove perché le ho finite. 1000 metri di trecciato perché l'ho perso. Un piombo da 8 kg, due lampade. Oggi in business, ragazzi. E vabbè, è così. Grazie Renato, Renato conferma che la Sabiki è super attrezzata. T'aspetto Renato, quest'anno dovevi già venire, mi hai tirato il pacco. Dai, vieni che ci facciamo un'altra bella pescata, l'anno scorso ci siamo divertiti. Però sono andato a Lanzardi. Hai perso tutto oggi? Sì, guarda, sul fondo è incagliato 450 metri, a tira, 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 si è rotto il trecciato in alto, quindi ho perso 500 metri di trecciato, quindi devo cambiarlo. Tu sai cosa costa, devo metterne 1000 metri, più il piombo da un chilo, e tu sai cosa costa, più due lampade ho perso di profondità, 20 euro l'una. 20 euro 40, piombo 10, sono 50. Il tracciato sarà 100 euro. Boh, certo che comunque quando prendi un pesce sei ripagato, non c'è niente da fare. Se torni a mani vuote è veramente scoraggiante. E che pesce, ragazzi, tra l'altro fa parte del gioco, eh sì, lo sai anche tu. Tra l'altro la cernia io la metto al primo posto dei miei pesci preferiti da mangiare. Cernia al primo posto, secondo dentice e terzo rata. È da un po' che non mangiavo una cernia. Uah. Stai rifacendo l'impianto, ma la barca lo sai, ma una sanguisuga, è un pozzo senza fondo quando hai la barca. Ci siamo quasi, vediamo se c'è qualche pescetto attaccato, non penso. Scusate, rottino. Cazzo, non si stava fermando sta bastarda, stava venendo su tutto. Che spacco pure la canna. Va bene. Basta, oggi sono soddisfatto malgrado tutto, quindi
chi la dura la vince, chi la duro la vince. Ok, questo è a posto. La torcia la mettiamo qua. Stacchiamo il cavo anche di questa. Bene, allora ragazzi, gli ultimi saluti a chi è rimasto ancora in diretta. Allora, vediamo, ecco chi c'è da salutare. Renato, ecco, Saverio, io amo le tracine, Fabrizio, sì, io un po' meno perché sono stato punta in Sardegna. Ero a casa, per fortuna, mentre la pulivo e sono svenuto sul divano. Non me lo dimenticherò mai, però sono molte buone, carne bianca. Per chi volesse organizza uscite sul lago Ceresio, Renato organizza uscite di pesca sul lago Ceresio con la sua barca nuova, Persici e Coregoni. Quindi andate a trovare Renato, che è un grande. Appena possibile ci faremo una battuta di pesca. Ecco, bene Savere, volentieri. E infine saluto Valentina, che adesso si è connessa. Ciao Vale, c'è un bel pescione da fare a cena, non stasera magari, ma domani sera sicuramente. Un pesce che, se non ne hai visto la diretta, te lo porto a casa, stai pronto a vederlo. Bene ragazzi, vi saluto a tutti e finisce qua il Sabichi Show per oggi, che è andato, diciamo, alla fine più che bene. Ciao 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 ragazzi, ciao a tutti, se trovo dove si spegne, buona giornata.